Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo insieme e come mio solito apro dal cellulare e controllo di essere veramente in diretta. Nel frattempo, se mi vedete e mi sentite bene, vi chiedo di iscrivermi. Ecco, vedo qualche occhietto, quindi sono effettivamente in diretta. Ciao Ivan, che piacere vederti. Ciao Alfredo, buonasera sindaco. Abbiamo anche il sindaco di Atlantide insieme a noi. Buonasera Luisa. Ciao Francesca. Ciao Vincenzo. Ciao Milena. Come state? Ciao Stefano, che piacere leggerti. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per l'ultima mia diretta perché mi sono dimenticata di chiuderla. Infatti avete potuto notare la mia faccia, ma capita. Poi appunto ero sotto gli effetti della selenite, quindi ero in completo relax. Nel frattempo che aspettiamo che si colleghi qualcun altro, vi chiedo se avete qualche domanda, così, di qualsiasi genere sui cristalli, perché poi vi voglio presentare un cristallo, come al solito dico, a me molto caro, e in realtà tutti i cristalli a me sono molto cari, forse sarete anche stufi di sentire questa frase, però è una verità assoluta e quindi vi darò qualche dritta. Scusate se ogni due per tre giro la testa, ma sul cellulare mi arrivano i commenti prima che sul PC. Qualcuno di voi ha potuto iniziare a provare i cristalli rispetto ai consigli che ho dato? Avete avuto benefici? Li state utilizzando? Vi state avvicinando di più? Buonasera Terry, ciao a tutti. Ciao Pina. Allora, Alfredo chiede: cristalli per perdere peso, grazie, dopo la Pasqua. Allora, in realtà non c'è un vero e proprio cristallo per la perdita di peso, o meglio esiste, ma se potete vedermi, vi faccio vedere anche un po' di più e non funziona. No, scherzo. Comunque ci sono dei cristalli che più che farci perdere peso, ci aiutano a attivare la voglia in noi di mangiare più sano, di muoverci di più, di fare attività sportiva. Vincenzo ride, Alfredo ride, cioè non so, vabbè, ok. Comunque è vero, ci sono dei cristalli che io ancora non ho utilizzato perché non me la sento, non mi sento pronta. Comunque sì, ci sono dei cristalli che ci stimolano a fare più movimento e a mangiare più sano. E tu mi dirai quali sono? Allora, uno di questi è la corniola, l'agata corniola, che attiva veramente molti processi, tra cui proprio il processo del movimento, senza abusarne ovviamente. Ciao Giorgio, meno male che sei arrivato anche tu. Allora, se non avete altre domande. Ah sì, ecco Stefano, sì, i cristalli che mi hai dato sono pulsanti di battito di cuore. È vero, quando si entra in connessione con i cristalli si riesce proprio a percepire le loro vibrazioni e a volte si ha proprio la percezione, tenendoli nelle mani o appoggiati sul cuore, che emettano proprio un battito. Giorgio dice: bella la corniola, in realtà Giorgio è un mio caro amico e gli voglio molto molto bene e so per certo che usa molto la corniola è proprio un cristallo che risuona molto con la sua essenza. Buonasera Maria, ciao Maria dalla Spagna. Allora, Luisa Vittoria Pirlo.
Ho trovato in un negozio un'aragonite arancio con inclusione di ametista. Potresti per favore dirmi le sue proprietà? Sono amplificate? No. Allora, aragonite con ametista non sono amplificate. In realtà dovrebbe, ti dico dovrebbe, perché poi insomma bisognerebbe proprio percepirla e vederla, dovrebbe fondere le proprietà dell'ametista insieme alle proprietà dell'aragonite. Quindi è proprio una fusione. Buonasera, Ketty. Alfredo dice, un appassionato di corniola Giorgio Rossi, sì è vero, sappiamo tutti che la corniola è tra i cristalli più legati all'essenza di Giorgio, sì. Patrizia, ciao, eccoti. Quindi, allora, sono le 19:36 e quindi vorrei cominciarvi, no, ma cominciare sì, col presentarvi appunto la pietra che vi dicevo, per me è speciale. Probabilmente ve ne ho già parlato, ma ve ne ho parlato in maniera abbastanza magari blanda, un pochino più morbida, senza entrare troppo nei dettagli. E questa pietra è, non ve lo dico, ve la faccio vedere, e siccome vedo che in diretta ci sono dei ragazzi che hanno frequentato il corso con me, vediamo se si ricordano che pietra è. Io intanto ve la faccio vedere e voi provate a indovinare che cos'è. Nel frattempo saluto chi si è collegato adesso. No, Maria non è una gatta muschiata. Giorgio dice corro a prendere gli appunti, è meglio, al volo anche. E Alfredo risponde, vai Giorgio rispondi perché ovviamente manco lui si ricorda. No, non è nemmeno un'olivina. Vediamo, aspetto ancora un attimino e poi ve lo dico. Buonasera Enza, bravissimo Ivan, un granato verde. Alfredo, uovo di struzzo? No, granato verde. Giorgio, gli appunti funzionano. E Francesca dice 50 e 50. Bravo Ivan, bravissimo, è un granato verde. Non è un uovo di struzzo, però non so se vuoi provare a farlo mutare attraverso la tua energia, puoi provarci. E Ivan ha indovinato e dice gli appunti funzionano, assolutamente sì. Allora, ho canalizzato per voi un messaggio dal granato verde questa sera, quindi intanto vi dico che è una pietra difficile da trovare, è una pietra considerata tra le pietre rare e è una pietra molto potente con delle vibrazioni molto particolari. E ha un'energia dolce ma decisa ed arriva dritta al punto. Alfredo dice: Ivan, orgoglio del nostro gruppo. Vero, vero. Patrizia dice: non lo conoscevo. Allora, effettivamente si sente sempre parlare del granato, quello classico o grezzo o burattato, ve lo faccio vedere, ma del granato verde se ne parla poco perché comunque è considerata tra le pietre rare difficili da trovare. Allora, nel frattempo vi porto il suo messaggio e magari pongo davanti a voi il granato. E fate questa cosa che funziona sempre parecchio. Io vi mostrerò il granato verde. Voi attraverso il contatto visivo col granato cercate di portare questa energia proprio al centro del vostro cuore e fate in modo che vi modelli, vi accarezzi e vi coccoli proprio il chakra del cuore. Quindi fate un bel respiro.
e vi porto il messaggio canalizzato dal granato. Dalle profondità del grembo di Madre Terra richiamo le tue radici, le fisso e le nutro. Attivo la tua linfa vitale per entrare in risonanza con la chioma più possente del grande albero maestro. Richiamo la fiamma per ardere con e nella tua di fiamma. Porto amore e lo dissipo attraverso il tuo cuore. Sono lo smeraldo ancestrale del grembo terreno. Sono linfa, sono vita. Ok, ma parliamo un pochino di lui. E non interrogo Alfredo, Giorgio, Ivan, perché in realtà le nozioni che loro hanno sono quelle un po' più profonde e sono nozioni per operatori, quindi ne faranno un utilizzo proprio più tecnico. Ma grazie Giorgio, grazie mille. Ma vi porto delle nozioni più, diciamo, fruibili per tutti, ok? Quindi Giorgio, Ivan, Alfredo ci rinuncio. Se volete prendere due appunti in più, probabilmente avrete qualcosa da portare a casa stasera. Allora, il granato, allora Stefano dice, mi viene quell'immagine di folletti nella natura ed energia, bellissima immagine, vero? Anche dei deva della natura, no? Sì, certo, Alfredo, non ti credo neanche se ti vedo. Vogliamo una foto di te che prendi appunti. Quindi il granato verde. Prima cosa, ci aiuta ad eliminare i blocchi energetici. Questo non significa che lui fa il lavoro per noi, ma significa che ci aiuta ad avere quell'intuizione, quella voglia e quella forza di sbloccare, sciogliere, entrare in profondità dei nostri blocchi energetici. Di conseguenza ci porta più energia e più forza. Sostiene il nostro cammino durante i passaggi difficili, quindi in tutti quei momenti della vita dove si prendono decisioni dolorose, difficili, dure, che sì, le prendiamo perché sappiamo di poterle sostenere, ma sono toste da affrontare e portare avanti. Ci aiuta a aumentare la speranza e aiuta tantissimo a chi soffre di depressione. Quindi calma molto gli stati depressivi e fa, diciamo, tornare la voglia di vivere. Attenzione, attenzione, sblocca anche il flusso dell'abbondanza e quindi ci aiuta a riconoscere il io ho. Ketty Caterina dice: l'ho percepito, io l'ho sentito veramente potente. Grazie, sì, grazie a te, Ketty. Cos'altro ci aiuta a fare? Una cosa meravigliosa. A volte, spesso, capita che noi siamo nel nostro cammino e alla nostra destra, alla nostra sinistra, sopra, sotto e avanti ci sono i nostri doni e i raccolti che possiamo prendere. Ma siccome a volte abbiamo poca fiducia in noi, tendiamo a non vedere quelli veramente grandi, importanti, fruttuosi, è come se fossero coperti da un mantello invisibile e vediamo quelli più piccoletti e ci adeguiamo a raccogliere quelli. Ecco, questo ci aiuta a togliere tutti i mantelli invisibili dei nostri più grandi doni. Armonizza il corpo, la mente e lo spirito, quindi è un grandissimo armonizzatore, li mette in sintonia. A livello fisico, attraverso l'energia, aiuta molto a sostenere il nostro sistema immunitario e a sviluppare, rendere migliori
e puliti i nostri cinque sensi. Francesca dice: guarda caso mi è arrivato un sole. Giovanna, buonasera. E Alfredo dice: sembra una pietra fatta per me. Allora, assolutamente sì. E è anche la pietra che ho messo sotto il tuo chakra cuore per trattarti. Sì, assolutamente sì. I guaritori di cristallo affermano che il suo potere è abbastanza forte da creare trasformazione duratura. E perché questo? Perché portandoci ad avere una chiara visione dei nostri blocchi, una chiarissima visione dei nostri doni, e con un'energia determinata, non fa il lavoro per noi. Cresciamo insieme a lui e una volta appreso e affrontato, chi ce lo può togliere? Nessuno. Ci aiuta molto a dissipare le cattive energie, quindi tiene proprio ripulito il nostro campo aurico da tutto ciò che ci appesantisce. Che altro dire? Libera molto il nostro mentale dalla nebbia quando siamo pieni di domande che ci offuscano, che ci incupiscono, no? Giorgio, ce l'hai nel kit. Ah no, forse no, hai ragione. Invece Alfredo dice: domani lo compro, ci possiamo dormire e portarla sempre dietro. Assolutamente sì. Anzi, nello specifico tu, Alfredo, ti consiglio di associarlo al quarzo crack. Ci dormi per un mesetto, dopodiché lo porti addosso, meglio all'altezza del cuore. No, anzi, in realtà tu potresti lavorarci dal tuo primo chakra, quindi tienilo pure in tasca. Il granato verde è anche un'ottima pietra che ci sostiene nei nostri periodi di detox, ok? Quando decidiamo, ciao Dea, quando decidiamo di iniziare una dieta, una disintossicazione, ok? Questo ci sostiene molto perché ci dà molta forza di volontà e è un ottimo vettore di pulizia. Ivan, io lo voglio tantissimo. Ciao Maria Grazia. Alfredo, ecco la dieta. Sì, proprio più che dieta vera e propria di dimagrimento, diciamo la prima fase detossinante. Un'altra cosa che ci aiuta a fare, e in questo lui è molto tosto, ad affrontare i nostri demoni. Cosa significa? Che a volte viviamo e percepiamo degli squilibri senza capire effettivamente da dove arrivino. E quindi arranchiamo, arranchiamo, arranchiamo e non comprendiamo e cadiamo e ci rialziamo e rifacciamo lo stesso errore e non capiamo perché. Lui, delicatamente, un pezzo per volta, ma ripeto sempre in maniera determinata, porta a galla i nostri demoni. Cosa significa? Che ci aiuta a vedere e percepire cosa dentro di noi ancora va guarito. E ci dà modo di entrarci, viverli, perché sì, accoglierli e trasformarli fin dove c'è possibile. Esatto, Ivan dice ad Alfredo, a settembre tutti con il granato verde. Esatto, vi voglio tutti col granato verde. Ciao Antonio. Questo non lo leggo, questo commento di Alfredo non lo leggo. Avete domande sul granato verde? Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa che adesso scatenerà la gioia di tantissimi utenti, credo più quella femminile che quella maschile. È un'ottima pietra che ci riconnette alla nostra fiamma gemella e alla nostra anima gemella. In che modo? Sapete quasi tutti che il granato lavora su che chakra? Vediamo se qualcuno mi risponde. Allora, domanda test. Se abbiamo un granato, siccome un po' queste cose ve le ho spiegate, su quale chakra dovremmo andare a lavorare? Giorgio dice il primo, Alfredo dice cuore, Giovanna dice cuore, Enza dice cuore.
Edea dice primo chakra il rosso. Allora sì, beh, non è detto, ok? Allora avete indovinato tutti, nel senso che tendenzialmente con il granato si lavora sul primo. Va da sé che se è verde significa che può andare a lavorare anche sul cuore. Quindi cosa va a fare? Lavora sui desideri più profondi del cuore, ok? Ma li porta in connessione col primo chakra, che è quello più vicino alla materia. Quindi ci aiuta a fare in modo che i rapporti con la nostra fiamma anima gemella o che addirittura la nostra fiamma anima gemella si avvicini a noi in maniera sana. Sappiamo tutti che non sono mai relazioni semplici, soprattutto quelle di fiamma, ok? Questo smorza un attimino. Esatto, Alfredo dice, sono connesse esattamente. Sì, perché in questo specifico caso il granato verde dà una grandissima connessione tra il primo, Giovanna, tra il primo e il quinto chakra. Comunque io non lo so perché quando ci sono la presenza di Giorgio e Alfredo arrivano commenti sconci. Allora, Giorgio dice, si può abbinare alla corniola? Solo in alcuni casi specifici, ma ve lo insegnerò a parte. Alfredo si dice che è bravissimo da solo, ma d'altronde è il sindaco di Atlantide, quindi insomma lui sa tutto, può tutto. Ma certo, Giovanna, non ti preoccupare. Vediamo, altre domande sul granato. Ah, il granato verde, prima chiedeva Alfredo se c'è solo questa tonalità, in realtà. Se riesco a recuperarlo, ve ne faccio vedere altri. In realtà c'è di più tonalità, c'è più scuretto, c'è più verde tendente al giallo. Guardate, mi alzo e ve lo recupero subito, così vi posso far vedere anche la differenza. Datemi un secondo, eh. Ne abbiamo di più scuri, di poi il granato verde è stupendo, ma come tutti i granati, visto al sole. Abbiamo un verde più chiaro, ne abbiamo alcuni che hanno la parte rossastra del granato e quella verde. Ce ne sono alcuni addirittura che sono talmente scuri che quasi sembrano neri, però poi ovviamente visti al sole vedete tutta la sua bellezza del verde. Quindi ci sono davvero più o meno tante sfumature. Ciao Giorgia! Ciao Luigia! Dea dice, ho imparato oggi che esiste un altro granato, ma ha un altro nome. Allora, si chiama granato verde e sì, in realtà ha due nomi che derivano dal paese dove sono stati raccolti, ma non chiedetemelo perché non lo ricordo, no, sono due nomi molto particolari. Comunque, secondo me lo trovate su internet. Gli altri nomi con i quali viene chiamato in cristalloterapia lo chiamiamo semplicemente granato verde, che per noi è anche, cioè perlomeno per me è anche più facile da ricordare. Quello chiaro sì, è molto bello anche questo, guardate, sembra un cuore questo. Tra l'altro, il granato verde va anche molto molto bene per sostenere l'energia delle persone asmatiche, perché essendo collegato all'apertura del polmone,
può aiutare sia le persone asmatiche che le persone ansiose, a patto che l'ansia arrivi da uno stato di inquietudine e non di tristezza. Però adesso sto entrando anche troppo nel tecnico, quindi credo siano sufficienti, gli accorgimenti che vi ho dato. Domande sul granato, che ti dice che energia sì, granato è un'energia bella potente. Alfredo dice, tra qualche mese sarò come Rambo, ma anziché proiettili, cristalli. Ecco, perfetto, cercheremo di starti a debita distanza, però sì, potrebbe essere una soluzione. Allora, che ti dice? Beh, è molto interessante, non la conoscevo, grazie. Sì, in realtà non è molto conosciuta, ma non è molto conosciuta anche perché è difficilina da trovare e spesso non è granato. Ma in cristalloterapia per i trattamenti si usa parecchio. Alfredo, va al sole? No, non va al sole pieno, ma si può caricare le prime ore del mattino. Al sole in ombra, non proprio al sole diretto. Dea dice, quindi possiamo metterlo sul cuore? Sì, assolutamente sì. Va a creare una riconnessione tra primo chakra e cuore. Ovviamente se riconoscete uno degli squilibri che vi ho elencato prima, perché il granato, come anche la crisocolla, è un cristallo che non va mai usato se non ce n'è bisogno, perché tendono proprio a suicidarsi. Scappano e si spaccano, si frantumano. Allora, Enza, tendenzialmente si può portare o sul cuore o sul primo chakra o nella federa. Poi, in base alle problematiche, diciamo, in base agli squilibri che uno ha, l'operatore indica la ricetta, diciamo, migliore per lui. Alfredo dice che li ha tutti gli squilibri, quindi perfetto, 1 chilo di granato per te, 1 chilo di granato verde. Allora, se non avete altre domande sul granato, innanzitutto vi chiedo, anzi no, se non avete altre domande sul granato, posso indicarvi rispetto alle domande che mi fate, rispetto alla vostra energia in questo momento, rispetto al vostro stare, al vostro sentire, quale pietra sarebbe più adatta per sostenervi in questo momento. Quindi 1, 2, 3, via. Potete farmi le domande e vi darò le risposte di cui avrete bisogno. Quindi scrivetemi un messaggino, ditemi, come posso dire, non vi chiedo di entrare troppo nel personale, però magari fate un pochino il punto della situazione, di cosa volete migliorare, di cosa volete modificare, di cosa volete amplificare nella domanda e vediamo quale cristallo è più adatto in questo momento per voi. Allora, Pina dice, poca energia e tendenza a rimanere a letto, grazie. Allora, nel tuo caso, Pina, ciò che mi arriva è un granato ma grezzo e non verde. Ti faccio una domanda, Pina. Hai qualche fastidio alle gambe? Le gambe molto gonfie, problemi circolatori, cose di questo genere? Fammi sapere, eh? Quindi, Pina, io per te consiglierei proprio un granato grezzo, ok? L'energia è granato grezzo,
da tenere vicino al primo chakra, quindi diciamo in tasca. Scusate perché mi scappate. Allora, Enza, aspetta che mi sei scappata. Enza dice, c'è terzo chakra in disequilibrio. E se fosse il secondo, che manda in tilt il terzo? Io credo che parta, credo, non voglio peccare di modestia, però secondo me in realtà lo squilibrio in questo momento parte dal secondo. Se mi dici le sensazioni, ciò che insomma non va, ti posso aiutare. Anna, stanchezza cronica, apatia e poco entusiasmo. Allora, Onice blu. Come lavora l'Onice blu? Credo che la tua stanchezza arrivi dal soffocare ciò che vorresti dire, ciò che vorresti esprimere. È come se, passami il termine, ci sia qualcosa o qualcuno che castra un po' la tua energia. E quindi, anziché esprimere la tua energia al meglio con vitalità, continui a mangiarla e imploderla. E questo ti porta tantissima stanchezza e vog non voglia di andare avanti, ok? Onice blu. Credo che parta dal chakra della gola. Invece Lucia dice: vivo un periodo di chiusura e tristezza, voglio reagire ma sento fatica. Cosa consigli? Grazie. Allora, mi arriva una ricetta a due, mi arriva un'ametista, una wotan, ma mi arriva anche una fluorite. Questo mi dice che lo squilibrio parte più che altro dal tuo chakra cuore, che ha bisogno di riordinare le vecchie ferite che in un certo senso sono state sanate. Ma è ancora come se tu avessi un sacco di libri fuori dalla libreria, impolverati, che sono da ricatalogare, sistemare e spolverare per poter far spazio al nuovo. E quindi questo ti porta molta, molta stanchezza. E le terrei entrambe nella federa del cuscino. Fluorite burattata e ametista vuota. Allora, Maria Grazia dice, credi che debba andare avanti con la Lizardite? Grazie. Allora, secondo me sì, io non ricordo se la stai tenendo nella federa del cuscino, ma metticela. Metticela perché ricarica molto anche durante la notte nel tuo caso. Milena Mombelli, io avrei bisogno di qualcosa per rinascere. Arrivo da una grande sofferenza di cuore. Lavorerei nel tuo caso con la gioia e andrei a utilizzare una calcite gialla, ma non sul terzo chakra, ma all'altezza del cuore. Una vibrazione allegra, frizzante, leggera, che alleggerisca con simpatia il tuo cuore. Stefano. Stefano. Devo avere l'incontro con il fratello che tiene in stallo la situazione economica ereditata per la casa. So di non dover entrare in conflitto. Allora, quello che mi arriva per te, Stefano, è un'angelite. Semplicemente non molto, anzi direi intensamente collegata agli angeli. Alla calma e alla pace. Quindi questa potrebbe sostenere la tua energia per fare in modo che tu non diventi reattivo ma attivo. Filomena,
Nei blocchi durante un percorso spirituale ci sono cristalli che possono aiutarci? Assolutamente sì. Nel tuo caso potrei, cioè nel tuo caso, in questo caso potrei consigliarne due, il crack vicino a un semplice quarzo ialino. Fanno proprio un lavaggio dei canali, portando luce, riescono a renderci, diciamo, a percepire di più. Poi va da sé, dipende da quali blocchi. Però solitamente se non si aveva problemi a andare avanti, evolvere, eccetera, eccetera, a un certo punto c'è uno step dove ci si ferma, un bagno di luce è la cosa che riaccende. Allora, Letizia Marmi, io sono un po' confusa in questo periodo. Allora, Letizia, a te consiglierei un'ametista chevron che lavora in due maniere. Lavora sull'alleggerimento, sulla pulizia, sull'apertura del terzo occhio, quindi sulla visione più profonda delle cose, quindi non attraverso gli occhi fisici, ma attraverso il terzo occhio, ma allo stesso tempo è una grande portatrice di luce nel chakra della corona. L'ametista chevron, secondo me, ti può aiutare tantissimo in meditazione sul terzo occhio e poi nella federa del cuscino. Ah, ecco, Pina dice no gonfie, però dolenti. Ok, perfetto. Sì, riconfermo il granato grezzo. Sì, assolutamente. Invece Dea dice Manu. Volevo raccontarti, l'altra volta mi hai consigliato l'occhio di falco, l'ho usato 2 giorni e poi è caduta e si è scheggiata, tipico suo. Saltato un angolino, rompo tutte le pietre, che faccio? Continuo, era per il carico di lavoro, progetto recuperato dalla mia collega in burnout. Allora, si continua, lascia andare il pezzettino scheggiato. Allora, quello che rompi tutte le pietre, non ti preoccupare perché è abbastanza normale, lo fanno loro. Con più tu lavori con l'energia, con più spesso lasciano andare dei pezzettini, si sgretolano. Perché? Perché con più tu recepisci questa energia, con più lavori con loro, con più loro lavorano con te. Magari cerca di tenerle purificate spessissimo. Luigia, qualcosa per riuscire a fare meditazione e per avere concentrazione. Non so se può andar bene come domanda, certo che sì. E vediamo cosa arriva per te. Allora, per te mi arriva un capel di Venere. In questo caso tuo specifico, lo metterei sul chakra della corona durante la meditazione, ma anche nella federa del cuscino per la notte. Il capel di Venere è un quarzo con all'interno del rutilio. Che sembrano quasi dei capelli dorati, che in realtà fanno da antenna con il cielo. Non so se riuscite a vedere i filamenti che ci sono all'interno. E allo stesso tempo, aiuta molto a canalizzare la concentrazione sulle cose che servono e non su quelle che non servono. Luisa Vittoria Pirlo, quale cristallo per me per favorire l'amore? Allora, mi viene una ricetta a tre molto particolare anche. E ho anche una percezione, ma me la tengo per me, tipo che è già intorno a te, ma non lo stai vedendo, però me la tengo. Mi arrivano tra l'altro 2 pietre di super elevazione che sono un Angel Aura Quartz. Una calcopirite e un pezzetto di fluorite grezza. E mi raccontano, è come se mi stessero dando il messaggio di aprire gli occhi, di accogliere e guardarti intorno.
Giorgio, in questo periodo ho alcune persone intorno a me che involontariamente assorbono la mia energia. Faccio fatica a schermarmi sempre. Cosa posso usare? Allora, a parte fare la bolla con la drusa di ametista. Oh, pensa te. Allora, me ne arrivano due. Ossidiana nobile e crack insieme. Ti tieni, come vi ho insegnato, ripulita l'aura con la bolla, ok? Perché si nutrono, perché è talmente forte in questo momento, ma è talmente forte che quasi, passami il termine, diventa materica, che riescono ad agganciarsi. In questa maniera la vai a rendere più eterica e più leggera, sempre intensa, ma meno si dice prendibile, afferrabile. Quindi fatti proprio dei bei bagni di luce con l'ossidiana nobile e il quarzo crack. Allora, Ketty Caterina Paolini chiede: fisicamente migliorare la flessibilità e sciogliere gli arti. Emotivamente ho bisogno di autostima a partire. E partire, aprire, e iniziare ad aprire la mia creatività. Discorso tra virgolette fisico, per migliorare la flessibilità, nel tuo caso mi arriva una malachite e mi racconta che forse dovresti un po' mollare la presa, che forse pretendi troppo da te e che sei sempre sul chi va là e molto controllante, soprattutto nei tuoi confronti, eh? Quindi qui andiamo un pochino a lavorare, a ammorbidire questo discorso. Per quanto riguarda invece, e quindi di conseguenza, a proposito, lavora tantissimo anche sull'autostima. Invece, per aprire la tua creatività, ti consiglio il quarzo Wotan di Ialino, però. Se vai a vedere la diretta, non so se forse la penultima, ho spiegato molto molto bene tutte le proprietà del Wotan. E per te andrei proprio ad utilizzarlo in osservazione, quindi la malachite te la porti sul cuore. Invece il Wotan tutti i giorni ci passi qualche minuto a guardare la sua parte più lucida e entrare in contatto e osservarlo, osservarlo e osservarlo, e va a stimolare tutta la tua parte creativa. Un uomo Maria. Puoi per favore dire: oh, mi sei scappata. Eccola, Buonuomo Maria, puoi per favore dirmi se adesso c'è una particolare pietra per me, grazie per il mio cambio? Allora, me ne arrivano due, mi arriva un'angelite e una fiorite burattata, che mi dice calma e ordine mentale. Insieme sono grandi portatrici di pace. Rita Malù. Ciao, domani cara, ho una visita IMSS. Che pietra mi porto per aiutarmi? Crisocolla e citrino Madeira. Sicurezza e cura ed accoglienza. Crisocolla e citrino Madeira. Allora, invece Alfredo dice sensazione di stallo e blocco. In realtà mi è arrivata la stessa ricetta della signora prima, quindi Celestina e Wotan.
Angeli e anima. Enza dice, peso al centro dello stomaco che mi ferma, non mi fa agire come vorrei. Sì, ma parte, quello che percepisco io che parte da un secondo chakra. Io utilizzerei una corniola per far fluire le emozioni, una corniola bandata. Non andrei assolutamente ad utilizzare in questo momento un cristallo per il terzo chakra, ma lavorerei più il secondo chakra, perché secondo me il tuo squilibrio parte più da lì. Vilma De Plano, tachicardia e stanchezza, c'è qualcosa per me? Ma in realtà mi arrivano tre pietre e una ricetta particolarissima, perché mi sta raccontando che la tachicardia è il blocco della tua voce. Quindi stai ingoiando dei rospi amari senza poter esprimere davvero ciò che tu pensi, o ciò che tu vuoi, o ciò che tu desideri, o ciò che intendevi dire se, e invece sei sempre malinterpretata. Poi mi arriva la serpentina e sempre il capello di Venere. Questo invece mi racconta che è il momento della trasformazione. C'è qualcosa in questa tachicardia e ansia che ti sta raccontando che è arrivato il momento di toglierti la pelle, uscire allo scoperto e vada come vada, ma vivo nel pieno della mia verità e mi permetto di dire le cose che penso, come le penso e come le voglio dire e che non permetto più a nessuno di pensare che io con quella frase ho detto quella cosa. Non so se mi sono spiegata. Ma è arrivato il momento della tua trasformazione. Serpentina, lapis e capelli Venere. Ciao Chiara! Non sei in ritardo. Sì, veramente sì, però non importa. Maria Grazia, ho tutte e due. Cuore fegato, le sto utilizzando applicate con i cerotti, perfetto, tutte e due cuore fegato, ok? Mettile tutte e due poi la sera, dopo che le hai sciacquate e purificate, nella federa, no, una, quella un po' più grandina, nella federa del cuscino. Lucia Gori, grazie, tanto tanto vero quello che hai detto, grazie a te per il riscontro, Lucia, grazie. Patrizia Orciari, ciao, per lasciare andare il controllo cosa mi consigli? 3, 3 pietre molto importanti tra di loro. Aspettate che mi arrivi. Ah, ok. Sodalite grezza, oulite bianca e florite. Penso, percepisco che il controllo sia dovuto a una paura ancestrale. E queste tre messe insieme faranno una grande pulizia di ricordi inconsci, ok? E ti liberano un po' da questa sorta di continuo controllo. Grazie a te, Milena. Allora, Anna, come devo usare l'Onyx Blu? Allora, io la porterei all'altezza tra cuore e gola, non nel metallo, ma in una sacchettina di quelle fatte simili uncinetto, si può inserire e togliere il cristallo. La porti durante il giorno e la notte la tieni sul comodino. Filomena dice un crack, sì, quarzo crack, che è questo, se lo recupero, è questo.
Maria Assunta Vigorita. Ciao Stella Cometa, sono in pronto soccorso, accertamenti al cuore. Mi stai tenendo compagnia in questo periodo per me delicato. Che pietra mi potrebbe sostenere? Allora. In questo momento malachite e quarzo latte. Però voglio fare una cosa. Io spero che Maria Assunta sia ancora in diretta con noi, perché probabilmente questo messaggio l'ha scritto 12 minuti fa. Però voglio fare una cosa, voglio insieme a voi collegarmi a questi due cristalli e mandare guarigione. Quindi osservateli, chiudete gli occhi, fate un bel respiro, spero che i ragazzi siano collegati, no? Anche i miei amici operatori. Fate un bel respiro, prendete il contatto visivo da questi cristalli. E mandiamo luce a Maria Assunta, che è ora in pronto soccorso per il suo massimo bene e per la sua guarigione. Quindi un bel respiro. E grazie per il vostro aiuto. Speriamo che il nostro amore e la luce dei cristalli e la nostra sia arrivata a Maria Assunta Vigorita e che stia bene presto. Grazie a te, Pina. Sidea continua, bravissima. Giovanna dice tanta luce di guarigione a Maria Assunta. Luigia, grazie, grazie a te. Miki Uriel. Sono in cammino di crescita personale e spirituale. Quale pietra per me? Allora, per te in questo momento arriva la selenite, che è un'ottima amplificatrice. E può allargare in maniera esponenziale la tua luce. E fare luce ancora di più, scusate il gioco di parole, sul tuo cammino. Scusate perché mi siete scappate. Allora. Non riesco più a tornare su. Ciao Luisella, allora, mi dispiace, riscrivetemi eventualmente se non vi ho risposto perché non riesco più a tornare su. Vedo un commento adesso di Stefano che dice: Giorgio, devi dire anche di no certe volte per te stesso e amarti senza sensi di colpa. Scusa, ma mi sono venute così queste parole. Quindi Giorgio, questo è un messaggio da parte di Stefano. Grazie a te Maria. Luisa Vittoria Pirlo, grazie di cuore Emanuela, aprirò gli occhi, i tre cristalli li tengo sul cuore. Allora, sì, se mediti sarebbe proprio il caso, oppure tutti e tre nella federa del cuscino, tutti e tre insieme. Grazie a te Rita. Luigia dice, con i cristalli mi hai aperto un mondo nuovo, grazie Manu, sei fantastica, ma grazie a voi. Enza dice corniola bandata, sì, esatto, bravissima. Ciao Pat, che bei cuori. Grazie Maria Grazia. Grazie Patrizia. Allora, Claudia Grappasonni. Ho la voce che mi si abbassa molto al mattino, sono a mi si è abbassata molto. Al mattino sono afona. Cos'è
Cosa posso indossare? Allora, una ricetta bomba mi è arrivata, però questa è lapis e agata. Lapis e agata blu. Portarle all'altezza della gola e se riesci la mattina, quando ti svegli, le appoggi proprio sul chakra gola. E te le respiri, e ci fai un po' di meditazione. Lucia manda le benedizioni. Allora, Ketty, la malachite posso portarla a letto sotto il cuscino? Ma per te sento più sul cuore. Mi sa che forse è meglio all'altezza del cuore. Maria Assunta Vivretta dice che emozione, grazie. Mandano un sacco di guarigione. Dea. Ecco, allora Dea dice: ho visualizzato il nome Maria sulla pietra verde e il nome Assunta sulla pietra chiara. Tanta luce per te. Grazie, Dea. Claudia dice: bellissima la malachite, sembra ci sia un volto. È vero. Maria Rosaria Zambetta: sono in una fase di cambiamento spirituale di consapevolezza. Quali pietre posso tenere con me? E poi tempo fa ho acquistato una pirite grezza con una punta di piramide incastonata. Come posso utilizzarla? Allora, Maria, hai chiesto l'operatrice sbagliata, perché io le piramidi e le punte le faccio usare solo a chi sa usare cristalli per la guarigione, perché sono dei catalizzatori che vanno usati davvero con grande responsabilità. Quindi ti consiglio: tienila sul comodino e usala come catalizzatore d'entrata. Mentre cambiamento spirituale, la pietra di consapevolezza. Allora, me ne arrivano due molto forti. Una è un'agata muschiata e l'altra è un'amazzonite grezza. Quindi credo che la tua consapevolezza sia: 1. Mi proteggo dai pensieri altrui. 2. Seguo il mio obiettivo senza ascoltare nessuno. Quindi non faccio in modo che i consigli, che le considerazioni di altre persone possano bloccare questa tua fase di cambiamento. Grazie a te, Miki. Stefano. Quale cristallo mi può aiutare? Io vado avanti con la mia missione divina. Sto intuendo tante cose e sono quasi più con gli angeli. Aspetta perché mi si è scappato. E sono quasi più con gli angeli e sento che loro sono con me. Anche in questo momento, però, la vita mi porta qui, adesso, e a concentrarmi sulle cose pratiche. Me ne arrivano tre: Wotan di quarzo ialino, fluorite e avventurina verde. Allora, è come se tu dovessi mettere in qualche modo in ordine il tuo cuore, è come se in qualche modo ci sia ancora qualcosa che ti sta facendo un pochino soffrire, è come se è arrivato il momento di permetterti di accogliere l'amore. Come usarle? Wotan in osservazione, la fluorite nel cuscino, fluorite burattata, e l'avventurina sul cuore durante le meditazioni, sul chakra del cuore. Ragazzi, non ho visto l'orologio, sono le 20:30, quindi io vi devo salutare, è stato un piacere stare insieme a voi. È stato bello stare con voi e condividere con voi. E
A differenza della volta scorsa, sicuramente chiuderò la diretta. Grazie Alfredo, grazie Luisella, grazie a tutti. Vi abbraccio, siete fantastici e grazie per avermi sostenuto con la vostra energia, grazie per aver portato energia di luce a chi ne aveva bisogno e ci vediamo presto. Vi auguro una serata felicissima. Ciao.